Immaginate di essere in ritardo la mattina ad avere il tempo di potervi truccare. Molte ragazze giapponesi utilizzano le mascherine così da poter poi badare al trucco dopo, dove spesso avere il brufolo da coprire. Uno degli altri motivi è il fatto che quando si è influenzati i giapponesi ci tengono al concetto di igiene, perciò come avete visto, utilizzando un trasporto pubblico si cerca di evitare che si possa infettare un'altra persona o si possa passare l'influenza logicamente altra gente. Allora, la tosse, l'allergia, il raffreddore in sé per sé, allora si cerca di coprire. Non c'è inquinamento a livelli altissimi in Giappone. Tokyo non dico che sia il paradiso in terra, perché comunque parliamo sempre che c'è una grandissima affluenza di persone, milioni e milioni di persone, ma molta gente usa i trasporti pubblici che sono molto più efficienti e si spostano poco in macchina. Questo fa in modo che non si hanno situazioni come a Hong Kong con l'inquinamento. Si usa parecchio anche quando si lavora con prodotti alimentari, tipo alimentari, supermercati. Guardate i video che ho fatto pure al supermercato o quando giro tra i mazzuri delle festival. Molti che lavorano prodotti alimentari utilizzano mascherine per la questione di igiene, o parte anche i guanti. E nella foto di presentazione del video vedete me con la mascherina, io lavoro in fabbrica ed è rigorosamente obbligato a utilizzare mascherine. Non si può lavorare nei laboratori senza utilizzo di mascherine. Il periodo maggiore si verifica verso l'estate, verso la primavera, perché la gente quando comincia a esserci polline, pensate che con tutti i ciliegi che ci stanno qua in Giappone ci sta un casino in quel periodo, ci sono un sacco di allergie. Al Giappone si per cercare di evitare. Poi ci sono situazioni diverse del tipo molte persone è fashion, cioè molti ragazzi le comprano un po' particolari perché poi richiamano anche alcuni anime e manga, e alcuni lo fanno per nascondere la propria identità, tipo se lavorano parecchio con internet per poter essere liberi di poter girare senza essere fermati. Se uno pensava che le mascherine sono una conseguenza di quello di Fukushima, ragazzi, state proprio sbagliando. Non è sentai dista 112 km dalla centrale nucleare. Non si usano le mascherine in conseguenza alle radiazioni, a parte perché le radiazioni non le fermi con una mascherina, sinceramente. No, non ci c'entra proprio niente. Cioè, andate tranquilli che non è una questione di radiazioni. Se avete altre domande, raga, fatele sotto il video. Vi lascio con la vista di una torre innevata. Mamma che freddo, raga. Spero di essere stato utile nella spiegazione del perché i giapponesi hanno le mascherine. Per altre curiosità, fate sempre domande, raga. Al prossimo video al Giappone.